Stagionalità e provenienza sono le parole d'ordine del pesce da acquistare. Infatti, così come facciamo attenzione a procurarci frutta e verdura di stagione, dovremmo imparare a fare la stessa cosa con il pesce, preoccupandoci che sia fresco. Anche il mare, infatti, proprio come la terra, ha un suo ciclo vitale da rispettare. La disponibilità varia quindi da mese a mese. E diversi sono i vantaggi, ad esempio ne beneficia l'ambiente, ma anche la nostra salute, visto che garantisce la qualità di ciò che mangiamo. Inoltre è anche più economico. I prodotti, a maggior ragione quelli locali, minimizzano i costi superflui di importazione, trasporto e conservazione, salvaguardando gusto e salvadanaio. I clienti hanno un risparmio effettivo comprando il pesce di stagione locale. Sì, molto. Adesso per esempio ci sono le trigliette, gli sgomberetti, i suretti, costano poco. Pesce nuovo viene fuori adesso, però dopo il fermo, verso settembre e così, costa un poco e sono molto molto più buoni. Che cosa comprerà? I calamari nostrani. Come li cucinerà? Padellino. Semplice, classico, però buonissimo. Buonissimi. E qui c'è veramente pesce buono, lo dico, e quindi a posto così. Mangia spesso il pesce? Sì. Più volte durante la settimana? 3 o 4 volte la settimana, sì. Laura, qual è il pesce di stagione, quello fresco? Il pesce di stagione adesso c'è ancora un po' tutto. Oggi sono le marmore, ci sono le sogliolene, le triglie, i merluzzi, le alici, la rada, praticamente c'è quasi tutto. Oggi ci sono i suri, i sgombri freschi. Vale la pena quindi informarsi sui prodotti ittici disponibili. L'Adriatico, per nostra fortuna, è un mare ricchissimo di pesce azzurro. Cosa ha comperato? Posso chiederglielo? Dei merluzzi. Li cucinerà lei? Come no? Sì, sì. In che modo? Stavo dicendo, stasera li faccio al gratè, al forno. Vale. Ecco. E ieri sera l'abbiamo fatti alla brace. Lo mangia spesso? Come no, 3 giorni anche 4 la settimana. Ho comprato 3 spigole. 3 spigole oggi? Adesso le faccio arrosto, al cartoccio. Ma io sono bravo. È bravo a cucinare? Abbastanza, ma insomma. Se la cava, diciamo. Sopravvivo. Buongiorno, da che ora siete qua stamattina? Noi siamo un po' prima, però dalle 6 insomma comincia l'apertura. Per un buon brodetto, che cosa ci consiglia? Vi consiglio razza, coda di rospo, un po' di pesce con la spina, come il ragno, la mazzola, lo scorfano e insomma un po' di tutto. E la triglia e la pannocchia che... Ecco, ma lei è un ex pescatore, qual è il suo pesce preferito? Che cosa ama mangiare? Io mangio di tutto. Tutto? Tutto, tutto mangio. Ciò che è pesce per lei, molluschi? Io mangio il pesce che 4 volte alla settimana.